Stadio Giuseppe Lopresti di Palmi, 90 minuti eventuali, 120 che potrebbero valere una stagione per Palmese e Gioiosa Ionica, padroni di casa, che giungono a questo playout in virtù dei 10 punti di vantaggio sulla Morrone, qualificati direttamente in finale. Gioiosa Ionica che invece ha condannato la retrocessione nel campionato di promozione. Lo Scalea nella semifinale dirige l'incontro il signor Enrico Pasqua e la sezione di Vibo Valencia, coadiuvato da Giovanni D'Amico di Lamezia Terme ed Elisa Lavarra di Cosenza. Si schiera con un 4-3-3 la compagine nero-verde di fronte a Zampaglione, Iulis, Novo, Tapia e Andreano. In mediana Dezza, Villar e la vecchia Reichenberg, Basile e Militano a comporre il tridente offensivo. Palmese potrà vantare vittoria e pareggio all'interno dei tempi supplementari nella prima occasione di marca Gioiosa con la punizione di Canfri che termina sul fondo. Risposta Palmese al 21esimo, punizione di la vecchia messa dentro per Reichenberg, prova la rovesciata che termina sopra trasversale ai pali. Due minuti più tardi è Andreano a innescare il talentino Militano che strozza il destro non inquadrando lo specchio della porta. Va così in archivio una prima frazione di gioco avara di emozioni. Passiamo alle nostre immagini alla ripresa. Dopo 5 minuti al rientro in campo delle formazioni, la punizione di Trombo che cerca il destro a giro non inquadrando il bersaglio grosso. 55esimo, Militano per Andreano, un pallone pennellato per Basile, la torsione è perfetta e vale il vantaggio nero-verde. La Palmese vede la salvezza in virtù della rete di vantaggio. Risposta però immediata della Gioiosa Ionica un minuto dopo l'ora di gioco. Corner messo dentro sul quale svetta Paladini, incornata che manda la sfera nel settore dedicato ai tifosi ospiti. 62esimo, primo cambio con Sacco che rileva Basile, autore del gol dell'1-0. Minuto 79, cross dalla destra messo dentro ancora per Paladini che monopolizza il traffico aereo, scheggia però la trasversale in questa occasione. All'80esimo, cross di Andreano ancora dalla sinistra, arriva a Giovinazzi, controlla e calcia con il destro dando solo l'illusione della rete del 2-0. C'è ancora vita allora per il Gioiosa. Punizione in the box di Marulla, deviata dalla difesa, arriva Campi in estirata, ancora da ottima posizione, manda sul fondo a 3 dal termine. Palmese che resterà in inferiorità numerica, secondo giallo a Reichenberg, follia di Sacco nel finale che falcia da dietro Yesiman, addirittura in 9 uomini la compagine di mister Crucitti che al quinto minuto di recupero subirà anche la beffa. Cross dalla destra di Papaleo per Paladini e questa volta trova il guizzo vincente che manda la sfida ai supplementari. Esplode il settore dedicato ai tifosi della Gioiosa Ionica che ora punta alla salvezza nei supplementari in virtù della doppia superiorità numerica, ma dovrà fare i conti con il cuore della Parmese. Prova a correre i pari mister Crucitti, dentro Guerrisi per Giulis. Gioiosa Ionica si farà del male da solo, rosso per Canfri. Allora si prosegue in 10 contro 9, 102esimo, palla in profondità per la vecchia, anticipato da Commisso, spazza sui piedi di Dezza che calcia dalla distanza, la porta è sguarnita e la Palmese si porta di nuovo in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Accade di tutto all'Opresti di Palmi, va così in archivio il primo dei due tempi supplementari. Inizia ancora con un cambio il secondo tempo con Catalano che rileva la vecchia sul sintetico di Palmi. Minuto 116, punizione però di Paladini, respinto da Zampaglione. Questa l'ultima emozione della sfida, termina così una partita folle che premia la Palmese, condannata la Gioiosa Ionica invece alla retrocessione in promozione. Folle come la stagione nero-verde, premiati anche gli sforzi del presidente Sergi e il lavoro del direttore sportivo Piero Praticò. Un saluto amici appassionati, appuntamento alla prossima stagione.